cercando un figlio che, benché maggiorenne, ha dato segni di disagio. Non posso abbandonarlo, lo devo cercare. Buongiorno e ben ritrovati a Storie Italiane. Come avete letto ora da questa copertina di inizio programma, potrebbe essere proprio di Stefano Barilli il corpo che è stato recuperato sabato scorso sulle rive del Po. Noi siamo in collegamento con Maria Grazia San Rocco. Ciao Maria Grazia, buongiorno. Solo l'esame del DNA ci dirà se quel corpo appartiene a Stefano. Noi siamo stati abituati nel corso di questi giorni, di queste settimane, a raccontare questa storia abbinata alla storia di Stefano, abbinata alla storia di Alessandro, perché c'era quella famosa foto che poi venne smentita di loro due alla stazione dei treni lì a Milano, alla stazione di Milano. Poi si è scoperto che non erano loro, che i due non si sono mai conosciuti e che queste due strade avevano preso due direzioni totalmente diverse. Ora una di queste strade arriva fino a quel fiume e si conclude lì, almeno queste sono le ipotesi. Perché si è pensato a Stefano Barilli? Maria Grazia San Rocco, buongiorno Maria Grazia, a te. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Perché si è pensata a Stefano? Intanto vi facciamo vedere il luogo in cui il corpo del ragazzo è stato ritrovato, proprio qui, lungo le rive del fiume Po. Siamo nella Bassa Lodigiana. Si è pensata a Stefano perché all'interno di una tasca del pantalone è stata trovata una bustina di cellophane, all'interno della quale vi erano i documenti di Stefano Barilli e un bigliettino. E in quel bigliettino il ragazzo scriveva: ho scelto io, ho deciso io di farla finita, nessuno mi ha spinto a fare questo gesto. Un bigliettino firmato dallo stesso Stefano, così come ci è stato detto da fonti investigative. Per cui è davvero di Stefano? Beh, soltanto il DNA potrà dirci con esattezza se quel corpo appartiene a Stefano e soprattutto capire che cosa è realmente accaduto a questo ragazzo. Al momento in procura non è aperto nessun fascicolo contro terzi perché non ci sono, o almeno non ci sarebbero elementi riconducibili ad un omicidio, ma la certezza si avrà solo ed esclusivamente dopo aver fatto l'autopsia, autopsia prevista nella giornata di domani. Insomma, si riservano naturalmente di dare ulteriori dettagli dopo questa autopsia. Una vicenda, come dicevi tu, davvero triste e dolorosa. L'abbiamo seguita dall'inizio con la signora Natascia che è chiusa nel suo dolore, nella sua casa di Piacenza. E questo ragazzo era scomparso proprio l'8 febbraio da Piacenza nel cuore della notte. Aveva lasciato la sua abitazione, aveva lasciato la sua mamma, aveva lasciato sua sorella. E cosa è accaduto? Forse potrebbe aver commesso un gesto estremo o qualcuno potrebbe avergli fatto del male o averlo spinto a commettere un gesto estremo. Certo è che Piacenza dista davvero poco da qui, circa 13 chilometri, vedete, questo è il fiume Po e oltre c'è l'Emilia-Romagna e questa immagine che vi stiamo mostrando attraverso il nostro regista Simone Ditella dimostra che a 13 chilometri, quindi poco più avanti, c'è Piacenza, la città in cui viveva questo ragazzo. Io vorrei mostrarvi esattamente il punto in cui è stato ritrovato il corpo di quel ragazzo. Parliamo ancora di ragazzo, anche se sembrerebbe essere Stefano. Ecco, vedete, qui ci sono dei rovi. Era intrappolato lì quel corpo
di questo ragazzo, e sabato mattina un pescatore passato di qui ha avuto la conferma, si è reso conto che c'era un corpo, c'era qualcuno ed era proprio un ragazzo. Immediatamente è stato dato l'allarme e sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, che hanno appunto poi recuperato la salma di questo giovane, che oggi si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è a Pavia, dove domani verrà effettuata l'autopsia. Sei riuscita almeno a sentire l'avvocatessa che rappresenta, diciamo, la famiglia Barilli e soprattutto Natascia, la mamma di Stefano, che noi abbiamo conosciuto in questo periodo? È andata all'inizio nella copertina la mamma, insomma, la quale chiaramente adesso non si sa, non ci sono ancora conferme, però comunque le mandiamo un grande abbraccio. Maria Grazia. È difficile in questo momento parlare con Natascia, come dicevo, è chiusa nel suo dolore, è una donna che ha sempre sperato fino all'ultimo di poter riabbracciare suo figlio. All'inizio ci ha detto, insomma, anche nel corso dei nostri incontri, delle nostre chiacchierate al telefono, ho temuto per la sorte di mio figlio, ma poi quella foto a Milano ha riacceso in me le speranze, soprattutto perché poi si è cominciata a parlare anche di un altro aspetto, delle psicosette. Forse suo figlio stava attraversando un momento difficile della sua vita. Ricordiamo che era appena rientrato dalla Svizzera, molto provato, evidentemente stava male, insomma, voleva coronare un sogno e non c'era riuscito, per cui questo potrebbe averlo portato a riflettere e ad allontanarsi di casa. Certo è che aveva scritto una lettera molto toccante, molto forte alla sua mamma e a sua sorella minore, e una mail che mandò ad un amico a cui era molto legato, un amico che era rimasto anche molto scioccato da questo allontanamento. Certo. E poi la conclusione con questo ennesimo bigliettino. Io non ho avuto modo ieri di parlare con Natascia, ho mandato un messaggio per esprimere il nostro affetto, la nostra vicinanza, ma quello che ho potuto fare è sentire anche la signora Roberta, che è la mamma di Alessandro. Come ricordavi tu, le loro storie si sono incrociate, perché insomma per un istante si è pensato addirittura che i due ragazzi fossero insieme e si trovassero a Milano. La mamma, la signora Roberta, è una donna molto provata, anche lei, ecco, esprime vicinanza, affetto a Roberta, a cui ha mandato un messaggio, la mamma di Alessandro, ha mandato un messaggio alla mamma di Stefano, nella speranza di poterla vedere quanto prima, perché dice: oggi mi sento profondamente legata a lei, abbiamo vissuto dei momenti molto intensi insieme e speravamo di continuare il nostro viaggio insieme. Certo. Allora, fra poco racconteremo tutto e vi mostreremo anche, vi faremo ascoltare le parole di chi ha trovato il corpo di questo ragazzo, lì dove si trova la nostra Maria Grazia San Rocco. Sentite. Sabato passato quel signore lì era già lì. Io ero convinto che fosse un manichino, le gambe al momento non si vedevano, la testa non c'era. Vedevo un braccio, l'altro non lo vedevo, le gambe non si vedevano perché erano coperte di legname, insomma. Quando gli sono passato più vicino, ho guardato bene, ho visto che era una persona.